ringrazio molto per l'invito a riflettere su un tema così, così grave per le contraddizioni clamorose che stanno esplodendo nel Mezzogiorno, nel paese in generale, e per il fatto che anch'io credo sostanzialmente, come diceva precedentemente Emiliano Brancaccio, che guardare oggi a quello che succede nelle periferie d'Europa aiuta a comprendere quello che succederà all'Europa, e che quindi la presenza, un'analisi corretta di quelle che sono le dinamiche economiche, sociali in atto in queste aree, e la presenza politica forte sui temi in questione serva assolutamente a rilanciare le ragioni, diciamo, della sinistra nel nostro paese e in generale. Io vorrei cominciare con alcune considerazioni relative a quelli che sono stati i fallimenti delle politiche di centro-sinistra e delle letture tanto diffuse nella sinistra in questi ultimi 20 anni con riferimento al Mezzogiorno. In effetti noi sappiamo bene che su temi, appunto, per cominciare con questa riflessione più squisitamente da meridionalista, diciamo così, per poi affrontare delle considerazioni di carattere più generale e quindi ricollegarmi a quello che diceva precedentemente. Tutti sappiamo che con la fine degli anni 80 e i primi anni 90 anche la sinistra il riferimento è a quello che oggi, diciamo, a quello che era la forza che ha ereditato il grande Partito Comunista e quindi i suoi sviluppi fino al Partito Democratico attuale, quelle forze hanno dato il ben servito alla politica di intervento straordinario per il Mezzogiorno, no? Con la fine degli anni 80 cessa il intervento straordinario per il Mezzogiorno, con i primissimi anni 90 parte la stagione della programmazione negoziale. L'idea che di cui la sinistra, una parte consistente della sinistra, si convince è che quella stagione dell'intervento straordinario, che vedeva l'idea di una programmazione economica, di una pianificazione territoriale diretta dal centro in qualche maniera, quindi una logica di sviluppo impressa dall'alto, per così dire, quella logica aveva creato mostri e spreco di denaro pubblico, e quindi bisognasse passare all'impostazione che poi vede nella legge 488 il punto di riferimento principale, quindi la logica della programmazione negoziata, rovesciare i termini del ragionamento, come economisti come Viesti o come Rossi, che si è precedentemente ricordato, avevano sostenuto a più riprese già in quel periodo, e passare a rovesciare i termini del ragionamento e passare a una politica, diciamo, dal basso, di incentivazione alle imprese dal basso, cioè non più una programmazione, una politica industriale calata dall'alto, una logica di programmazione economica, pianificazione territoriale, ma politiche di incentivazione alle imprese. Cioè, si tratta, il mercato deve segnalare lui qual è la via dello sviluppo, noi ci limitiamo a dargli delle vitamine perché lo faccia più rapidamente. Vabbè. Quindi politiche che andavano a esaltare tutte le caratteristiche tipiche dell'economia del Mezzogiorno, no? Le piccole imprese, no? Il piccolo e bello, vi ricordate tutti quegli slogan di quegli anni, le piccole imprese, le vocazioni locali, no? E quindi tutto il Made in Italy, l'esaltazione del Made in Italy e tutti i settori specifici che sono caratteristici dell'imprenditoria meridionale, e quindi l'utilizzo di incentivi, di meccanismi incentivanti che assecondassero le spinte dal basso, diciamo così. Quindi la stagione della programmazione negoziale. Allora, oggi possiamo dire che questa stagione della programmazione negoziale, questa logica della programmazione negoziale, è stata un completo fallimento. A questa logica, a questo cambiamento della strategia
diciamo, di sostegno allo sviluppo del Mezzogiorno, che ha portato al massimo, diciamo, il divario tra il prodotto pro capite del Mezzogiorno e del Centro-Nord, quindi siamo arrivati ai massimi del Novecento, diciamo, in fatto di divaricazione tra Mezzogiorno e Centro-Nord a seguito di questa politica. Questa politica appunto si è dimostrata quindi un completo fallimento e il disastro a cui assistiamo in questi ultimi anni lo conferma. La regione Campania è stata forse la terra nella quale maggiormente si sono applicate queste logiche. Ebbene, negli ultimi 3 anni la regione Campania ha visto perdere il 40% dei posti di lavoro dell'intero paese, dell'intera Italia. Ora, accanto a queste logiche, a queste strategie di programmazione negoziata che purtroppo hanno anche innervato il programma elettorale del governo Prodi, no? Perché Viesti imperversava in questo tavolo di confronto sul Mezzogiorno all'epoca della costruzione del programma del governo Prodi, e qualcuno provava a resistere a questa logica, alle logiche che lui e il Partito Democratico portavano avanti in quel campo. Anche le altre politiche che sono state implementate, quelle delle privatizzazioni, delle liberalizzazioni, sono state disastrose. Ora so, di trovare qui un campo fertile sotto questo punto di vista, quindi non insisto più di tanto. È chiaro che queste politiche, in primo luogo quelle delle privatizzazioni bancarie, sono state un disastro clamoroso. Il Mezzogiorno oggi, a seguito di queste politiche di privatizzazioni bancarie che si sono tradotte in una grandissima campagna di acquisti delle banche meridionali da parte, in primo luogo, delle banche del Centro-Nord, ha fatto sì che tutti i dati ci dimostrano che il Mezzogiorno è l'unica grande area d'Europa priva di un suo sistema bancario, priva di una sua, di un suo sistema bancario, cioè di un sistema bancario che abbia centri, decisionali e direzionali interni all'area. Ora, accanto a questi fallimenti clamorosi, perché le politiche di privatizzazione e liberalizzazione sono state purtroppo sostenute dalla parte del centro-sinistra, della sinistra, certo non dai comunisti naturalmente, ma sono state sostenute da una parte consistente del centro-sinistra, direi che anche le altre politiche che sono state implementate in questi anni per sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno, che sono politiche di deflazione della domanda e dei salari, hanno registrato un clamoroso fallimento. Intanto io parlo di fallimento perché, ripeto, tutti i dati sono eloquenti. Se noi guardiamo al decennio dal 2000 al 2010, il Centro-Nord ha visto crescere complessivamente, quindi in questo decennio, il prodotto interno lordo del 3,5%, il Mezzogiorno ha visto un calo dell'1%, quindi una divaricazione forte e netta, radicale tra le due partizioni del paese. Ora, quali sono queste politiche a cui faccio riferimento? Le politiche a cui faccio riferimento sono quelle appunto di deflazione della domanda e deflazione dei salari. Il ragionamento ricalca quello che appunto hanno fatto coloro che hanno sostenuto in questi anni le tesi della divaricazione crescente tra Mezzogiorno e Centro-Nord. A seguito, di fronte a questa divaricazione crescente, il tentativo che ancora oggi il governo Monti ritiene di dover fare è ancora un tentativo che va nella direzione di riequilibrare lo squilibrio tra Mezzogiorno e Centro-Nord e lo squilibrio tra Italia ed aree centrali d'Europa attraverso politiche di deflazione della domanda e deflazione salariale. Ora, la realtà qual è? Qual è la realtà di queste, la ragione di fondo di questi crescenti squilibri, no? Di questa revival del paradigma centro-periferia, no? È un antico paradigma che oggi
oggi mostra tutta la sua verità, no? La differenza radicale, la quissi, della differenza tra di ricchezza e di produzione di ricchezza tra centro e periferia. Ora, la ragione fondamentale di tutto ciò sta nel fatto che indubbiamente coloro che teorizzavano la presenza di forti economie di specializzazione e di agglomerazione hanno avuto ragione. Cioè, non c'è dubbio, il capitale tende a concentrarsi in alcune aree, no? E tende ad abbandonarne altre. L'apertura dei mercati, le liberalizzazioni, la moneta unica, in assenza di meccanismi che contrastassero queste tendenze spontanee, evidenti e fortissime, ha determinato questa centralizzazione sempre maggiore dei capitali. E l'effetto è chiaramente crescente divaricazione. La ragione sta nella, se noi guardiamo ai differenziali di produttività, se noi guardiamo ai differenziali di produttività del lavoro tra aree centrali e aree periferiche, ci rendiamo conto che ci sono dei differenziali evidenti. Questi differenziali da cosa dipendono? Non dipendono certo dalle ragioni delle istituzioni del mercato del lavoro, cioè i differenziali di produttività non dipendono dalle leggi che concernono, che organizzano il lavoro, dalla possibilità di licenziare, da tutte queste storie che continuano a impartirci. Cioè la dinamica della produttività del lavoro non è assolutamente connessa alla legislazione relativa al mercato del lavoro, ai costi dell'assunzione o del licenziamento, oppure alla capacità dell'imprenditore di manovrare e collocare il lavoratore come ritiene all'interno del processo produttivo, cioè dalle diverse declinazioni della flessibilità. Non è certo questo il punto. Oramai sono tantissime le ricerche che mostrano che la relazione tra flessibilità e produttività del lavoro non è una relazione che spiega nulla, non spiega nulla attraverso questo ragionamento. La spiegazione dei differenziali di produttività dipende dalle dimensioni delle imprese, è fortemente correlata alle dimensioni delle imprese ed è fortemente correlata appunto al grado di concentrazione e organizzazione dei capitali. Laddove i capitali, diciamo, sono agglomerati, laddove c'è grande concentrazione di capitali, lì c'è una alta produttività del lavoro. E il dato che emerge con chiarezza appunto da una serie di studi, di ricerche che sono state fatte in questi ultimi anni, è che questo forte differenziale di produttività del lavoro, alto nelle aree centrali e basso nelle aree periferiche, porta con sé una differenziazione molto forte del costo del lavoro per unità di prodotto, no? Il costo del lavoro per unità di prodotto è, quindi, quanto costa mediamente produrre una merce, mettiamola così. Il costo del lavoro per unità di prodotto ci spiega con chiarezza la dinamica, diciamo, soprattutto dei saldi del bilancio commerciale. Noi abbiamo un costo del lavoro per unità di prodotto che tende, come veniva ricordato prima, per politiche di deflazione salariale e per elevatissime concentrazioni di capitali, tende a ridursi, a essere contenuto, e abbiamo altre aree dove il costo del lavoro per unità di prodotto schizza verso l'alto. L'effetto di questa cosa è evidente nei saldi del bilancio commerciale. Abbiamo un paese come la Germania che contiene fortemente il costo del lavoro per unità di prodotto, che ha un saldo molto positivo della bilancia commerciale. Abbiamo un paese come l'Italia che non riesce a contenere il costo del lavoro per unità di prodotto, che ha un saldo fortemente negativo della bilancia commerciale, e all'interno di questo paese il Mezzogiorno ha un saldo estremamente ancora peggiore, il saldo della bilancia commerciale del Mezzogiorno, che è negativo per oltre il 20%. Va bene? Quindi abbiamo un valore, diciamo, una situazione estremamente grave sotto questo aspetto. Allora, qual è il punto? Che da un lato i differenziali di produttività
sono legati all'organizzazione del capitale, al grado di concentrazione del capitale. Dall'altra parte però le politiche che vengono poste in essere, accanto a quelle che dicevamo prima, cioè gli aspetti, come dire, di politica economica nazionale specifica per il mezzogiorno e quindi le politiche di diciamo, liberalizzazioni, privatizzazioni e le politiche di incentivi alle imprese specifiche che sono state adottate con tutta la vicenda dell'utilizzo dei fondi europei, accanto a questo aspetto la politica economica nazionale si pone, si è posta in questi anni e si pone in maniera estremamente evidente con il governo Monti su una linea di deflazione da salari e di deflazione da domanda, no? Cioè nel momento in cui abbiamo una dinamica del costo del lavoro per unità di prodotto che tende a sganciarsi, a divaricarsi rispetto a quella delle aree centrali d'Europa, noi che cosa facciamo? Non facciamo politiche, non agiamo sull'aspetto industriale, no? Non agiamo sull'aspetto, diciamo, attraverso le leve che consentirebbero, diciamo, di far riprendere il tessuto produttivo del nostro paese e quindi con leve di carattere di politica industriale, agiamo attraverso un contenimento della domanda e un contenimento dei salari, perché il contenimento della domanda ci, come dire, fa recuperare un problema di disavanzo dei conti con l'estero, no? Il contenimento della domanda attraverso le politiche, diciamo, di cosiddetto risanamento della finanza pubblica, no? Le politiche di taglio della spesa pubblica, le politiche di abbattimento del disavanzo pubblico, di rientro, diciamo, di abbattimento del rapporto debito-PIL sostanzialmente. Queste politiche riducono la domanda, no? La domanda interna, e quindi riducono anche la domanda di importazioni. E quindi, come dire, in qualche maniera riequilibrano, tendono a riequilibrare o tendono a, come dire, porre un riparo a una situazione altrimenti esplosiva, che è quella della ulteriore crescita del disavanzo dei conti con l'estero. Qui da un lato la politica, diciamo, di risanamento dei conti pubblici è una politica diretta a riequilibrare i conti con l'estero, dall'altra parte la politica di deflazione salariale è quella che cerca di contrastare questa divergenza nella dinamica del costo del lavoro per unità di prodotto, perché è chiaro che se io l'idea è che se io riduco i salari, no? Se io riduco i salari è chiaro, o comunque contengo più di quanto fanno gli altri, e nel caso specifico europeo più di quanto fa la Germania, la crescita salariale, io riesco a contenere il costo del lavoro per unità di prodotto e quindi riesco a riequilibrare, a, diciamo, riportare in equilibrio questa dinamica che altrimenti continua, diciamo, vede uno squilibrio crescente. Quindi politica di deflazione da salari e deflazione da domanda. D'altra parte non è un caso, non è, come dire, non ci meraviglia che il governo Monti segua questa strada, perché Monti dichiarò più riprese in epoca passata, c'è una frase, ora non sono riuscito a rintracciare con precisione, magari qualcuno qui lo ricorda, l'articolo in cui Monti fece questa affermazione. Monti dichiarò molti anni fa, credo una decina di anni fa, che solo una crisi come quella del 92 potrà nuovamente sferzare i sindacati e rimettere le cose a posto, no? Cioè solamente una grande crisi imporrà una grande stagione di taglio dei salari, grande abbattimento del costo del lavoro per tale prodotto, riequilibrio, no? Riequilibrio tra le tendenze, diciamo, alla accumulazione di disavanzi di conti con l'estero del paese e quindi verso un pareggio del bilancio, diciamo, della bilancia commerciale. Il problema qual è? Il problema è che questa politica, che varrebbe doppiamente per il mezzogiorno, perché naturalmente nel caso del mezzogiorno noi dovremmo fare una doppia azione, noi dovremmo fare a continuare con un contenimento dei salari per il paese nel suo insieme, ma avere poi nel mezzogiorno, come dire, tutta una serie di condizioni che rimandano naturalmente alle istituzioni del mercato del lavoro, che consentano politiche di drastico e ulteriore abbattimento dei salari, perché c'è una specificità regionale all'interno di questo discorso. E quindi il mezzogiorno è proprio questo luogo sperimentale in cui questa politica di fortissimo taglio della spesa pubblica
e fortissimo ulteriore taglio di salari dovrebbe consentire un riequilibrio, dovrebbe consentire questo riaggancio, dovrebbe rimettere il mezzogiorno in Europa, no? Questa è la leva con la quale noi dovremmo rimettere il mezzogiorno in Europa. Quello del taglio della spesa pubblica ulteriore e quello del taglio dei salari ulteriore. Parlo di taglio ulteriore dei salari della spesa pubblica perché i dati oggi non possono che dirci questo, cioè i dati ci dicono con grande chiarezza che la spesa pubblica è pro capite nel mezzogiorno è molto più bassa di quella del centro-nord. La spesa pubblica pro capite nel mezzogiorno, del cittadino del mezzogiorno, non arriva ai 14.000 euro, nel centro-nord è circa 19.000. Quindi noi abbiamo già una differenza diciamo radicale tra quella che è la spesa pubblica per cittadino nel mezzogiorno e quella che è la spesa pubblica per cittadino nel centro-nord. E se noi guardiamo quelli che sono i valori medi dei salari nel manifatturiero nel mezzogiorno, ci rendiamo conto che non arrivano all'85% dei valori medi dei salari del centro-nord. Quindi noi già abbiamo le nostre gabbie salariali e già abbiamo una politica di spesa pubblica che taglia al paese nel suo insieme e che taglia maggiormente nel mezzogiorno. E i tagli dei trasferimenti agli enti locali, diciamo, per la mia condizione attuale di assessore al bilancio della Giunta dei Magistris, vedo quotidianamente con drammatica preoccupazione i tagli ai trasferimenti agli enti locali, 1,5 miliardi di tagli che il governo Monti fa ulteriore nell'ambito di una manovra diciamo drammatica, si vanno a colpire soprattutto il mezzogiorno, perché è chiaro che gli enti locali non hanno gli strumenti per compensare questi tagli. Quindi, come dire, la politica di fronte alla quale ci troviamo è una politica scellerata, è una politica diciamo che tenta di rimettere l'Italia in Europa e il mezzogiorno prima in Italia e poi in Europa attraverso ulteriori tagli della spesa pubblica e dei salari. Il problema è che questa politica non è assolutamente sostenibile, non è una politica sostenibile. Noi ci troviamo a come dire, fronteggiare una emergenza sociale sempre più drammatica, ogni giorno più drammatica. La realtà del mezzogiorno e è oggi, lo dico appunto da chi cerca quotidianamente, disperatamente, di rispondere in qualche maniera alle istanze che provengono dalla società, è drammatica. D'altra parte, come dire, se noi vediamo qual è il prodotto pro capite delle regioni del mezzogiorno d'Italia, i dati ultimi Banca d'Italia ci dicono che noi non semplicemente siamo molto lontani dalla Spagna nel mezzogiorno, ma siamo lontanissimi da Cipro, dalla Grecia. Se la Grecia ha un prodotto fatto pari a 100, il prodotto il PIL pro capite dell'Europa a 27 paesi, quindi fatto pari a 100 quello, la Grecia è a 91, il mezzogiorno d'Italia è a 68, siamo molto, i greci sono molto più avanti rispetto a noi del mezzogiorno, siamo indietro rispetto alla Slovenia, alla Repubblica Ceca, a Malta, al Portogallo, all'Estonia. Cioè noi abbiamo una realtà che è profondamente di per sé più drammatica dal punto di vista della produzione e dei redditi rispetto a quella greca, decisamente, stanno molto meglio di noi, poi certo quello è uno Stato nel suo insieme, noi abbiamo un sistema diciamo che evita per tante ragioni l'esplosione immediata già oggi di diciamo della esplosione sociale a cui assistiamo guardando la televisione o leggendo i giornali per quel che concerne l'esperienza greca. Ma è chiaro che questo tipo di politica non è assolutamente sostenibile, anche perché i tagli della spesa pubblica e i tagli dei salari, che dovrebbero essere tali da farci riagganciare, diciamo, da riportare in equilibrio la bilancia commerciale, farci riagganciare i ritmi, diciamo, le dinamiche del costo del lavoro per unità di prodotto del centro d'Europa, sono traducibili in tagli di salari dell'ordine del 20%, tagli della spesa pubblica dell'ordine quantomeno un altro 15-20%, sono inimmaginabili. Quindi una politica votata al fallimento, che non ha nessuna speranza di riuscita, nessuna speranza di riuscita. Allora è chiaro che di fronte
al come dire, il ragionamento che io propongo è quello: sì, bisogna fare un ragionamento sul mezzogiorno, bisogna fare un ragionamento sulla critica agli strumenti che si sono messi in campo in questi anni specificatamente per il mezzogiorno, e quindi alla programmazione negoziata, e quindi alla modalità di spesa dei fondi europei. Ci sono tutta una serie di aspetti anche tecnici sui quali possiamo discutere, ed anzi io credo che sia fondamentale concentrarsi. Però è chiaro che noi assistiamo a una dinamica che effettivamente fa del Mezzogiorno d'Italia un caso emblematico, cioè non più quel caso straordinario che era negli anni 60-70, no? Infatti Krugman usa questa espressione mezzogiornificazione, perché una volta era un'eccezione in Europa del Mezzogiorno. Oggi il Mezzogiorno è, come dire, la faccia che sta assumendo l'unificazione europea, i centri e le periferie. E questa dinamica così esplosiva è una dinamica che non si tiene. Io, come dire, sono tra quanti nello scommettere del lancio della monetina sul fallimento della tenuta dell'Unione Europea, io scommetto decisamente sul fallimento. Non si tiene, non ce la facciamo. Non è pensabile di, come dire, procedere lungo questa strada. E anzi, addirittura con la strada che i nuovi accordi sembrerebbero profilare, cioè l'idea che i paesi debbano abbattere il rapporto debito-PIL di un ventesimo di quanto li separa dal 60%, dal rapporto debito-PIL del 60%. È una cosa inimmaginabile. Questo per l'Italia vuol dire fare 20 anni di manovre da 50 miliardi di euro. È follia, è una follia pura. È assolutamente, forse, è assolutamente impensabile. È una follia pura. Allora, di fronte a questa follia pura, è chiaro che io credo che le forze della sinistra dovrebbero, e quindi di un destino comune dei lavoratori delle periferie di Europa, perché è chiaro che, come dire, i lavoratori del nostro mezzogiorno oggi ci sembrano molto lontani da quelli della Grecia, da quelli del Portogallo, da quelli dell'Estonia. Io credo che abbiano un futuro comune, e il futuro comune è quello di battersi contro questo sistema di vincoli, contro il sistema di regole creato dall'Europa di Maastricht, che è fortemente condiviso, anzi rispetto al quale il nostro Presidente del Consiglio è, come dire, un sostenitore da destra, diciamo, non certo un critico, ma un sostenitore da destra. Allora, rispetto a queste posizioni, io credo che effettivamente le forze della sinistra dovrebbero mettere a tema centrale l'insostenibilità del quadro di regole europee, dovrebbero partire evocando il rischio che quello che vale per il Mezzogiorno e quello che vale per la Grecia varrà domani per l'Italia. Dovrebbero considerare la possibilità che di qui a poco si ragioni seriamente sull'opportunità di uscire dal quadro dell'Unione Monetaria Europea. Potrebbe essere razionale da qui a poco muoversi in questa direzione. E allora, naturalmente, questi sono quindi punti di carattere molto generale, questioni di carattere molto generale. Il tema del Mezzogiorno oramai non è più il tema di una parte del paese, è il tema d'Europa, è del carattere squilibrato, profondamente squilibrato e iniquo, diciamo, dello sviluppo europeo. E questo tema può essere affrontato con parole d'ordine, diciamo, all'interno di questo ragionamento, con una serie di punti che sono emersi anche in questo forum che si è svolto a Napoli sui beni, il forum dei comuni per i beni comuni. Io ricordo due aspetti discussi all'interno di questo forum che mi sembrano importanti. Il primo attiene alla questione proprio dei beni comuni. Ora si fa tanta, come anche questo è un lessico il quale io ho delle molte riserve per la verità, ma il tema fondamentale è quello della privatizzazione dei servizi pubblici locali, no? Perché il punto è questo, cioè, ancora una volta l'idea che viene portata è che dopo i fallimenti che abbiamo detto prima, tutti i fallimenti delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni, adesso lo sviluppo del Mezzogiorno sarebbe glorioso e, come dire, andrebbe avanti a pompa magna se solo si levassero i servizi pubblici locali dalle mani degli enti locali inefficienti,
cialtroni, eccetera, eccetera, e gli stessi privati. Ora, quest'idea della privatizzazione dei servizi pubblici locali, la dice lunga, quali sono gli interessi, no? Perché qui, in questo quadro di disastro, uno può pensare che siano solamente folli e pazzi gli economisti o i politici che lo portano avanti, oppure potrebbe pensare che ci sono degli interessi molto forti. Se noi andiamo a guardare quali sono stati gli acquisti delle multinazionali tedesche in questi anni in Europa, ci rendiamo conto che stanno comprando tutto il sistema produttivo europeo. E certo, le difficoltà del Mezzogiorno d'Italia e il ricorso a una politica di privatizzazione dei servizi pubblici locali, che cosa significa? Significa acquisto di mercati protetti, no? Dove i profitti sono assicurati da parte di operatori certamente esterni al Mezzogiorno. E in realtà si gioca tutta una partita in cui l'imprenditoria, diciamo, del centro-nord va a fare shopping, va a acquisire mercati protetti del Mezzogiorno. E quindi è un grande regalo, diciamo così, evidentemente ha un sistema produttivo e imprenditoriale in gravissima difficoltà. Allora, l'idea dei beni comuni, della resistenza, diciamo, che non a caso parte dal Mezzogiorno, cioè non credo che sia casuale questa partenza dal Mezzogiorno, perché noi viviamo questa difesa dei beni comuni, dei servizi pubblici locali, dell'acqua pubblica, come, diciamo, un tentativo di frenare questa valanga che ci viene addosso. Il secondo aspetto, ed è evidentemente intimamente connesso al discorso che abbiamo fatto prima, perché appunto lo squilibrio porta alla soluzione della svendita del pubblico, no? alla soluzione della privatizzazione, e quindi evidentemente sostiene e va a vantaggio di interessi molto precisi. La seconda cosa che è emersa, che secondo me è molto rilevante, il secondo punto sul quale, in questa cornice, diciamo, di ragionamento economico e politico generale, la sinistra deve, a mio avviso, battere un colpo, è la critica al patto di stabilità e anche al patto di stabilità interno, perché il patto di stabilità interno è lo strumento con il quale si determina un abbattimento drastico della spesa pubblica a livello del Mezzogiorno italiano in generale, nel Mezzogiorno in particolare, non è niente altro che discende dal patto di stabilità, dal cosiddetto patto di stabilità e crescita, tra virgolette, europeo, internazionale. I vincoli interni alla spesa degli enti pubblici locali sono coerenti con l'impalcatura del patto di stabilità internazionale. Allora, l'idea della disobbedienza rispetto al patto di stabilità interno, cioè l'idea di mettere in discussione dal basso, no? A partire dal livello dei comuni, a partire anche dei piccoli comuni, delle realtà locali, che non ci stanno a vedere schizzare verso l'alto le tariffe dei servizi pubblici locali, dell'acqua o dei trasporti. Quindi una crescita dal basso, diciamo, di una opposizione rispetto al patto di stabilità è una cosa che va accolta, perché questo mette in crisi proprio il ragionamento che facevamo prima, cioè il quadro di regole europee, il quadro di vincoli europeo che costringe il paese a rincorrere politiche folli e inaccettabili. Quindi io credo, in conclusione, che è veramente importante che le forze della sinistra lancino il più forte allarme sulla possibilità imminente di una deflagrazione dell'Unione Monetaria Europea, sulla insostenibilità sociale delle politiche che l'Europa di Maastricht costringe a fare, e quindi partire dal Mezzogiorno, secondo me, ha un senso che forse non ha mai avuto nel passato. Cioè, partire dal Mezzogiorno significa partire dalla critica all'Unione Monetaria Europea, all'impostazione iperliberista dell'Unione Monetaria Europea, e anche alla critica del governo Monti, che, ripeto, sostiene da destra questa politica e questo assetto europeo. Grazie. Decidere di superarlo, nel senso che casomai
il compagno Ferrero interviene a un certo punto e la riunione, se vediamo che le iscrizioni